Ciao, mi fa piacere ritrovarvi sul canale. Io sono Flavia, canto, scrivo canzoni e faccio cose. Ragazzi, questo è l'ultimo video dell'anno, tempo di bilanci. E infatti ho deciso di ripercorrere un po' l'anno che ho passato in questo video, anche con voi. E anche per ricordare a me stessa, perché sono la prima, e trasmettere un messaggio importante. Io sono una persona che ha sempre l'ansia di fare cose, di essere produttiva, di impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi, che è tendenzialmente una cosa bella, ma quando tende a diventare compulsione non è più una cosa bella. Cioè, io non riesco molto spesso a godermi il riposo perché dico, ah, ho fatto di tutto, ho fatto il diavolo a quattro, magari anche la mia famiglia voleva che studiassi altro per fare la musicista, no, io devo fare la musicista, no, io devo inseguire la mia passione, no, io devo essere felice. E tante volte dico, quindi devo impegnarmi al massimo, quindi se mi prendo 5 minuti di stacco mi sento in colpa. Mi succede questa cosa, se succede anche a voi scrivetemelo nei commenti, non siete soli, non siamo soli. E allo stesso tempo, quando riesco a raggiungere qualcosa, mi chiedo quanto e se me la sono meritata. Sindrome dell'impostore, hey. E volevo dire questa cosa per far sentire appunto le persone che soffrono di questo meno sole, perché ci sono anch'io e siamo assolutamente in tanti. E volevo dire che anche se vi sembra di non fare cose, le fate e ne fate tante, ne facciamo tante. Può sembrare un video autocelebrativo, ma non lo vuole essere. Vuole essere se io che penso di non fare delle cose, invece in realtà le faccio, pensate anche a quelle che fate voi, assolutamente. Allora inizierei a ripercorrere le mie tappe di quest'anno in ordine cronologico. La prima è stata andare anche se in realtà la puntata è andata in onda il 5 marzo. Quindi non è stato in ordine cronologico perché prima è uscita Slegami. In realtà, vabbè, io sono andata a registrare questa puntata del programma O anche no a gennaio. E questo è un programma, faccio un breve recap, che accoglie gli ospiti con una disabilità, io ho una patologia visiva, che però sanno anche magari fare delle cose, hanno dei talenti. Io canto, scrivo canzoni e faccio cose, come vi ho detto. E quindi ho mandato una mail chiedendo di partecipare, mi hanno presa, sono andata lì, mi sono esibita cantando il mio pezzo Sottosopra e è stato veramente bellissimo perché ho detto, ehi, potete fare delle cose se vi impegnate, chiunque, anche se vi sembra di avere degli impedimenti. Ragazzi, in quella trasmissione ho visto un rapper sordo, quindi bravissimo. Quindi potete farcela, trovare una soluzione al vostro problema. I problemi sono fatti per trovare soluzioni, secondo me. Mio padre dice sempre, e anche le vostre nonne immagino, che solo alla morte non c'è rimedio. Quindi, dai, vi lascio una clip di quel momento. E andiamo avanti. Dopo la registrazione del programma o prima della messa in onda del programma, scegliete voi, a febbraio è uscita la mia canzone Slegami. Che parla appunto di slegarsi dai traumi del passato, cosa che io non sono ancora riuscita a fare, viste tutte le ansie che vi ho appena raccontato e che sono frutto di cose accadute in passato, cioè persone che mi dicevano che non ero mai abbastanza o che quello che volevo fare era troppo difficile, in buona fede o meno, tanti meno. Però anche chi ve lo dice in buona fede, secondo me, va ascoltato fino a una certa e dovete comunque provarci e sbatterci la testa e fare anche degli errori, perché la vita è fatta di errori. Sbaglia solo chi fa, diceva qualcuno, e io sono d'accordissimo, se per non sbagliare devo non fare, non mi sta bene, non sono d'accordo. Nel frattempo, il nostro, perché assolutamente è anche vostro e voi l'avete fatto crescere,
cioè quei numeri che aumentano per me non sono assolutamente solo numeri, siete voi, siete persone, ognuno con il suo bagaglio emotivo e di esperienza. E per questo motivo io vi parlo anche del mio bagaglio emotivo e della mia esperienza, perché è importante che sappiate che magari anche se dall'altra parte di uno schermo nessuno è perfetto o una vita perfetta, tutt'altro. E dicevo, voi crescevate tantissimo, il canale YouTube è arrivato prima a 100.000 visualizzazioni, poi a 1.200, poi a 1.300, poi a 1.400 iscritti il tutto quest'anno. Quindi veramente grazie mille. A proposito, 1.400 iscritti sono di 3 giorni fa, del giorno di Natale, quindi veramente un bellissimo regalo di Natale da parte vostra. Grazie di cuore, io penso che nulla accada per caso e il fatto che ho raggiunto i 1.400 iscritti il giorno di Natale è stato bello, un segno, insomma, per me i segni esistono, assolutamente. Dopo Slegami, nello stesso anno, quest'anno, ad agosto è uscita anche Come una fiamma, che è un'altra mia canzone, che è un po' il continuum di Slegami, è un incoraggiamento a non lasciarsi andare assolutamente alle difficoltà e ai traumi. E se in Slegami la persona protagonista non era riuscita a slegarsi dal passato, qui si autoincoraggia dicendo di andare verso l'alto come una fiamma, che non può andare verso il basso, può andare solo verso l'alto, e anche noi non possiamo tornare indietro, dobbiamo concentrarci, ma in realtà più che sul domani, sull'oggi, perché è importantissimo stare nel presente, perché se no ce lo perdiamo, pensiamo a ieri, a domani, non pensiamo all'oggi, e l'oggi nel frattempo passa. Quindi assolutamente no. È uscita Come una fiamma con annessi articoli di giornale, interviste, è stato veramente bello promuoverla, poi era estate quindi non avevo neanche l'impegno di scuola, tra l'altro, tra parentesi, nel 2023 ho terminato un anno all'accademia e ne ho iniziato un altro, se tutto va bene l'anno prossimo dovrei conseguire il triennio in musica e songwriting al St. Louis e poi tra altri 2 anni il biennio, ma come dicevamo, piano piano, un passo per volta e festeggiamo ogni piccola conquista. E quindi dicevo, non avevo la scuola di mezzo d'estate, è stato bellissimo promuovere Come una fiamma più liberamente, ho fatto 2000 interviste, 2000 cose, quando anche scuola è un po' più complicato. Dopodiché ho iniziato a fare una cosa che volevo fare da anni e anni, ho detto se non mi butto adesso non mi butto più, e anche questo vuole essere un messaggio da dare a voi, non è mai troppo tardi, se avete 50, 60, qualsiasi età e dite vorrei iniziare a studiare anche per cultura personale, però ho fatto un esempio, magari sono troppo grande, no, non è mai troppo tardi per fare niente. Mettiamocelo tutti in testa. Comunque dicevo, io a 28 anni ho iniziato a fare l'artista di strada ed è bellissimo vedere proprio le reazioni della gente, è bellissimo che la gente scelga di fermarsi piuttosto che di lasciarti qualcosa, una piccola donazione, ma non è per quello che lo fa, cioè se un giorno paradossalmente nessuno si fermasse a lasciarmi niente, ma in tanti mi dicessero mi è emozionato, così è, per me sarebbe comunque bello, cioè veramente uguale se non meglio, ve lo posso giurare, perché il mio obiettivo è, io non voglio fare di lavoro l'artista di strada, quello è un passaggio, quindi il guadagnarci è relativo, io voglio che le persone conoscano la mia musica e che le faccia stare bene, quello è il mio obiettivo principale. Vi lascio anche qui un piccolo estratto di me che suono per strada. Spazio illumina, ma non abbaglia, sei perla e conchiglia per me. Nenia discreta, sei bussola e meta, in mezzo al superfluo che c'è. E poi queste ultime due cose, anche l'artista di strada in realtà, ma queste ultime due cose sono proprio recenti, di un paio di mesi fa.
ho partecipato alle due trasmissioni Radio 2 Happy Family. Resta qui, ancora un minuto, se l'inverno è soltanto un'estate che non ti ha conosciuto. Bravissima! Bravissima. Grazie. Ed evviva il videobox. Sarà sola, nulla più ti sfiora, loro non ti stanno più inseguendo, prendi la tua direzione. Fatto il casting, l'ho superato ed è stato veramente bello, anche se a Radio 2 Happy Family ci avrei tenuto a cantare un mio pezzo, e però mi hanno detto no, guarda, preferiamo cose già famose, magari per gli ascolti, cose, lo so. Già ho detto questa cosa, però secondo me sarebbe giusto, se dai spazio a un emergente, dagli spazio fino in fondo e vedi che cosa ha da proporre, fagli fare qualcosa di suo, secondo me. Comunque, lì ho cantato Fiamme negli occhi dei Comacose, che è una canzone che adoro, ci mancherebbe, la canto sempre anche per strada. Invece a Evviva il videobox ho suonato Slegami, il mio pezzo, di cui parlavo prima. E tra l'altro mi sono anche emozionata, a un certo punto mi si è rotta la voce, ve l'avevo raccontato. Ho scelto di non mandarlo in onda perché sono sempre umana, sarebbe stato un bell'atto di coraggio mandarlo in onda comunque. Ehi, posso sbagliare, vado avanti lo stesso. Ma in televisione davanti a tutta Italia non me la sono sentita, ragazzi, ammetto anche questo, prima o poi lo farò. Come il fatto che spesso penso di fare uno story time della mia peggiore esibizione, ma ancora non ce la faccio, lo so che sono anni che ve lo dico, ancora non ce la faccio. Ragazzi, vi auguro un buonissimo anno pieno di tutto quello che desiderate, o quantomeno fate di tutto per ottenerlo, così anche se facciamo, mi ci metto anch'io, così anche se non lo ottenessimo, possiamo dire almeno ci ho provato fino in fondo, ho battuto ogni strada possibile. Vi ringrazio per aver guardato il video, scusate questa voce rauca, me la sono schiarita più volte ma se ne va, evidentemente mi sono un po' raffreddata, sono a casa dei miei e fa più freddo che a Roma, molto. Se vi va iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate, attivate la campanella delle notifiche e ascoltate la mia canzone Come una fiamma, spero nel 2024, anzi ne farò uscire altre, ve l'assicuro, che troverete qui da qualche parte. Ciao!